siamo contenti perché insomma con soddisfazione possiamo annunciare insomma di aver iniziato da stasera ad accendere le luci anche su Napoli. Luci sicuramente importanti perché rappresentano per noi un momento di condivisione soprattutto per le strade più belle della città. Serve per far capire anche alla gente che l'amministrazione è attenta a questo genere di cose. Iniziamo dal centro, logicamente da un luogo simbolico, il San Gregorio Armeno, la Via dei Pastori. Probabilmente questa sarà la strada più affollata da turisti probabilmente in questo momento in Italia, e quindi inauguriamo proprio da questo posto. Poi ci sposteremo, allargheremo a tutto il centro, al Vomero, la zona di Chiaia, e poi come l'anno scorso porteremo un'installazione luminosa in ogni periferia. Su questo io insomma ci tengo, ci teniamo moltissimo, il sindaco ci ha chiesto di fare e prestare veramente attenzione alla periferia, lo faremo anche quest'anno nonostante insomma le nostre risorse. Sicuramente l'anno prossimo, come dire, in un programma più condiviso con la regione, riusciremo ecco anche ad avere qualche luce d'artista in qualche luogo della città ancora più bello. Abbiamo numeri impressionanti, probabilmente raddoppiamo, da quello che ci diceva l'assessore Nino Daniele, raddoppiamo le presenze dell'anno scorso. Ma l'anno prossimo partiremo con un concorso di idee, cercheremo sponsorizzazioni. Non mi sembra neanche giusto, come dire, che ci siano eccessi da un lato, mentre qui noi facciamo tutto da soli, come facciamo sempre, spesso a Napoli si fa tutto da soli. Il clima quest'anno pare che sia molto più favorevole, quindi insomma la gente si avvicina a questa città che noi riteniamo sia straordinaria, ma non soltanto per quello che si sta mettendo in campo, ma proprio per la grande capacità in questo momento che ha Napoli di attrarre il turista. Tra l'altro lo vedevo per le strade passeggiando, insomma, vedere tanti accenti, sentire tanti accenti che non sono napoletani, dà grande soddisfazione. Napoli è una città che può vivere di turismo e ci candidiamo a farlo.